Stava lavando i piatti in cucina quando la TV della camera da letto è improvvisamente scoppiata. Pochi secondi e la stanza era già satura di fumo. Attimi di grande paura per una babysitter che aveva in custodia due bambini in un appartamento al primo piano di questa palazzina in via Ricci. La giovane ha pensato subito a mettere in salvo i due piccoli, si è precipitata in strada e poi ha cercato aiuto in un condominio di fronte. Le urla della ragazza hanno attirato l'attenzione dei vicini ed è scattato l'allarme. L'appartamento intanto ha preso fuoco e è andato completamente distrutto. Le fiamme si sono propagate fino alle scale e hanno coinvolto anche il secondo piano dove c'erano altre persone. L'incendio è scoppiato poco prima di mezzogiorno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118. In totale 7 le persone messe in salvo, poi trattate con una mascherina di ossigeno perché rimaste lievemente intossicate. I due bambini sono stati trasportati all'ospedale di Piacenza, ma le loro condizioni non sono preoccupanti. Questa è la testimonianza shock di una ragazza scampata al pericolo. Vediamo del fumo che esce dall'appartamento di sotto. Abbiamo detto, oddio, sta andando a fuoco tutto. Niente, corro, vado in camera da letto dove c'era il compagno di mia mamma, gli dico guarda che qua sta prendendo fuoco la casa, sta prendendo fuoco tutto, scappiamo. Niente, ci avviamo verso la porta d'ingresso, l'apriamo, c'era già il corridoio, tutte le scale invase dal fumo ed eravamo bloccati dentro. Infatti abbiamo chiuso, abbiamo messo degli stracci bagnati, ero terrorizzata, avevo detto da facciamo la morte del topo. Manca il soffitto nella stanza sotto e quindi non puoi camminare sulla mia stanza perché rimangono solo le mattonelle e quindi c'è il rischio che crolli. Lo spavento, il disagio, insomma dispiace perché vedi le tue cose rovinate. Paura anche per gli animali in cura alla clinica veterinaria al piano terra della palazzina che ha preso fuoco. Una decina di gattini si trovavano anche al terzo piano. Sono stati portati in salvo dai medici del centro. Ha avuto paura? No, eravamo talmente impegnati a salvare loro. Io poi sono un po' di parte per gli animali e quindi sono corsa a salvare gli altri 10 gatti che erano di sopra al terzo piano. Dai rilievi compiuti dai vigili del fuoco sembra confermata l'ipotesi del cortocircuito all'impianto elettrico. Intanto l'appartamento interessato dall'incendio è stato dichiarato inagibile. È inagibile completamente l'appartamento interessato dall'incendio al primo piano e parzialmente, per quanto riguarda una stanza, al secondo piano.